Alle 20:30 di sabato 12 novembre, mentre l'Italia si interrogava sul futuro del governo, delle ceneri del governo Berlusconi, a Catenella si registrava un fatto che comunque fa parte della cronaca, certo, ma anche di una vicenda umana sempre più triste. Franco Straface, imprenditore, è morto per un infarto, ha lasciato le sue peripezie umane e anche giudiziarie, anche di cronaca, ma forse questo conta poco, anche se dobbiamo usare delle immagini di cronaca, le solite immagini che hanno contraddistinto gli ultimi 2 anni di Corigliano e non solo Corigliano, della politica e non solo della politica locale, per imbastire questo video e raccontarvi questa storia. Franco Straface era nella sua casa di Cantinella, dove era agli arresti domiciliari, pare ci fosse una delle sorelle ad accudirlo e quando è stato male, proprio la sorella avrebbe avvisato il 118, ma l'ambulanza è arrivata inutilmente a Cantinelle. Franco Straface non ce l'ha fatta. Lascia 3 figli avuti da un primo matrimonio, una piccola bimba, frutto di un rapporto d'amore conseguente al primo matrimonio. Quindi così per Santino, Fabio, Davide e poi. E poi c'è il fratello maggiore Mario, anche lui nei guai per Santa Tecla, poi c'è tra le altre, l'ex sindaco di Corigliano, Pasqualina Straface. Un periodo sfortunato per questa famiglia, giusto qualche settimana fa è andato via, per lo stesso motivo, per un infarto, il cognato, Mario Guglielmello. Santa Tecla in qualche maniera lascia una cicatrice indelebile, terribile a questa famiglia. Comunque vogliamo vederla la cosa e comunque vadano a finire le cose processuali. Vorremmo raccontarvi tante cose, vorremmo fare un servizio semplice, netto, obiettivo, freddo, ma non ci riusciamo perché poi c'è il fattore umano, appunto. Anche chi, come Simbra TV, è stato duro su questa vicenda, è andata giù pesante, come è giusto quando c'è un dubbio, ci sono dei dubbi simili, trattiene il respiro e si ferma. Franco Straface era stato richiesto per lui una pena di 17 anni del PM Luberto. Mi diceva giusto qualche giorno fa, il suo avvocato difensore voleva raccontare le sue verità, voleva cercare di uscire in qualche maniera da questa vicenda Santa Tecla, non avrà il tempo e il modo di farlo. Se ne va via a 53 anni con le sue verità, il suo bagaglio di sofferenze in questi ultimi 2 anni, i dubbi che lascia agli amici e quelli maligni che lascia a chi non gli era amico. È una vicenda triste, che sicuramente avrà un peso sul resto dell'operazione Santa Tecla nelle aule di tribunale e comunque avrà un peso anche in noi che dobbiamo commentare fatti come questi ogni giorno. Alla famiglia ci sentiamo comunque vicini e per il resto, se c'è un Dio anche dei tribunali, degli uomini e non solo degli uomini, beh, il resto verrà scritto da penne più importanti della nostra. Null'altro in questa triste notte coriglianese.